Guido Giglioni rivela il rapporto fra Machiavelli e la riforma protestante attraverso le opere del filosofo calabrese. Nel celebre saggio L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Max Weber avanzò l'influente quanto controversa tesi secondo cui il moderno capitalismo affondava le sue radici nell'ascetismo calvinista. Agli occhi del sociologo tedesco, il capitalismo, nella forma di un'organizzazione razionale del lavoro diretta ad un'accumulazione senza precedenti di capitale, astraeva completamente da ogni interesse nei piaceri mondani. Weber considerava un tale impulso del tutto disinteressato all'accumulazione come diametralmente opposto allo spirito di fiera mondanità espresso da Niccolò Machiavelli. Tommaso Campanella, agli inizi dell'età moderna, pensava esattamente il contrario. Nell'ateismo trionfato, il filosofo italiano ribadiva la tesi, sostenuta in più di un'occasione, che il protestantesimo era solo una manifestazione in campo religioso di quelle stesse tendenze centrifughe e solipsistiche di cui il machiavellismo faceva professione in campo politico. Se il machiavellismo era il male che affliggeva la coscienza europea, il settarismo religioso ne era uno dei tanti sintomi. Nella sua analisi storico-filosofica delle forme di religiosità a lui contemporanee, Campanella delineava dei paralleli concettualmente arditi quanto stimolanti tra calvinisti e machiavellisti. Il presunto ascetismo protestante celava, in realtà, una tendenza a venire a patti con il seculum, che non era poi così diversa dall'opportunismo politico dei machiavellisti. Machiavellismo in politica e calvinismo in religione rappresentavano delle complementari offensive all'idea di libertà umana e delle potenti giustificazioni della realtà effettuale. Campanella riaffermava invece a chiare lettere che non si può tiranizzare quel popolo che adora il vero Dio vivo. Il culto della religione naturale era garanzia di libertà. Di non minore rilievo era l'accento posto sull'importanza del rituale. Fra tutte le religioni, il cristianesimo si segnalava per la sua aderenza a rituali universalmente accessibili, che prescindevano da distinzioni di classe e censo e che facevano riferimento a simboli naturali e appropriati alla loro funzione morale. Contro l'accusa di vuota convenzionalità e rigido formalismo, Campanella definiva il cerimoniale religioso cristiano come una forma, forse la più sofisticata, di magia naturale. Contro il freddo rigore della confessione calvinista, Campanella ribadiva il valore religioso di ricordi, simboli e cerimonie. Possiamo dunque dire che nell'ateismo trionfato, machiavellismo e protestantesimo vengono da Campanella presentati come fenomeni speculari, manifestazioni storiche di uno stesso oscuramento del senso e della ragione naturale. Machiavellisti e calvinisti, per ragioni solo in apparenza diverse, relegano la sfera politica in una zona di neutralità etica, priva di ogni rilevanza religiosa. I seguaci di Calvino e di Lutero, perché ritengono la natura umana irrimediabilmente corrotta, e poco importa quindi se si richiede la più aspra violenza politica per ridurla all'ordine. I seguaci di Machiavelli, perché vedono nella morale e nella religione solo degli espedienti per governare una massa altrimenti ingovernabile. In definitiva, come Machiavelli, così anche Lutero e Calvino posero la religione in burla. Il machiavellismo è una vera minaccia non per le sue implicazioni più strettamente politiche, ma per la generale visione del mondo da esso veicolata. Campanella ragiona sempre in termini di sistemi e filosofie. Poco importa per lui che il primato vada attribuito alla religione o alla politica. In entrambi i casi, l'assenza del riferimento alla norma ideale e universale conduce inevitabilmente al restringimento dell'orizzonte salvifico, all'asfissia del senso e alla miopia delle scelte politiche. Per quanto riguarda le cause della crescente diffusione del machiavellismo, Campanella le individua in una serie di tendenze caratteristiche dell'età moderna. Innanzitutto, un'esasperata attenzione agli interessi particolari dell'individuo, tale da favorire il prevalere anarchico della parte sul tutto. Poi la sicumera intellettuale tipica di chi si ritiene il depositario di un sapere superiore alla media e il conseguente atteggiamento condiscendente e paternalistico nei confronti del volgo. Infine, la riduzione della religione a pratico instrumentum regni e la banalizzazione del miracolo e della trascendenza.
L'ateismo, la piaga che incancrenisce il mondo, è il prodotto di un'enfasi unilaterale della ragione umana, parvenza di senso a cui sfugge la vera realtà del senso. L'autentica religione è invece un prodotto della ragione universale ed è quindi un'espressione naturale, antecedente a ogni forma storica e istituzionalizzata di credo. Il fatto che il riconoscimento di Dio e del suo essere l'autore del mondo scaturiscano da una sapienza naturale che non ha bisogno di istruzione, catechismi o conversioni per rendersi accessibile alle menti degli uomini è un evidente attentato al ruolo della gerarchia ecclesiastica. Il risvegliarsi della religione alla coscienza umana è lo stesso rivelarsi naturale di Dio, il quale, perché è interno alle cose, intendendose fa che tutte intendano. Ne è ulteriore prova il fatto che coloro che dettero la religione all'umanità non furono filosofi, astuti legislatori o raffinati poeti, ma gente grossa, semplice, d'animo bello e puro. Non è allora un caso che Campanella cerchi in ogni modo di distinguere la sua posizione da forme di ingenua identificazione di Dio e natura. Se è vero che noi siamo stati terra, lattuca, frumento, carne di bue e t'assai altre cose, e che la vita del cosmo si basa su una continua circolazione del senso, ciò non vuol dire che la sapienza naturale vada identificata con la mente divina. Cristo è il lievito che con occulta ragione va fermentando il mondo con la sua legge in una massa, e i cristiani realizzano il piano razionale, cingendo il mondo e t'adunando le nazioni, cosa che nulla legge ha fatto. L'originaria redazione italiana dell'Ateismus Triumphatus venne sequestrata a Campanella nel carcere di Sant'Elmo a Napoli nell'aprile del 1615. Da allora si erano perse le tracce del trattato ed è merito di Germana Ernst l'aver recuperato il manoscritto autografo dell'opera. Il manoscritto è riapparso per una sorta di superiore giustizia, scrive Ernst. In un certo senso Campanella sarebbe stato d'accordo. Non si possono comprendere i misteriosi disegni della provvidenza se non si mettono nel debito conto il caso e l'ironia. Ernst ci ricorda che l'ateismo è uno dei pochi testi di Campanella pervenutici in italiano. Non solo, è anche l'unica testimonianza autografa sopravvissuta per versioni complete delle opere italiane. L'immediatezza e la vividezza dello stile, in particolare, ci ricordano subito che Campanella fu anche scrittore sorvegliatissimo e poeta. Anzi, il primissimo contatto che il lettore ha con l'opera è sicuramente di natura estetica. Gli echi danteschi e vetero-testamentari si combinano a dare una forte impressione di moralismo profetico. Mi trovai in questo secolo tenebroso, dove tutti paremo di un colore. Nel domandarsi il significato dell'ateismus, il lettore si inoltra in uno dei territori più impervi della ricerca campanelliana. Fu vera conversione? Fu la svolta un'abile mossa strategica per porre termine alla carcerazione? Un sincero impegno a collaborare col nuovo orientamento della Chiesa controriformistica? O un cavallo di Troia congegnato per spargere il seme del libero pensiero all'interno dello stesso bastione dell'ortodossia cattolica? E che dire del suo rapporto con Machiavelli? Possiamo davvero dire che siano a lui sfuggiti gli aspetti più innovativi della teoria di Machiavelli per il pensiero politico? Mentre per Campanella la politica è il risultato di una visione globale a carattere filosofico e religioso, per Machiavelli la politica è una forma di ingegnosità tecnocratica, un sapere altamente specialistico, i cui arcani sono accessibili a pochi iniziati. Una tecnica del dominio e della conservazione del potere, una perizia pratica, basata al più su una conoscenza superficiale e interessata della storia. Per Campanella, la religione ha una funzione politica perché più in generale essa assolve una funzione magica, ovvero essendo diretta espressione della natura, e rispondendo quindi ai bisogni più originari e immediati dell'uomo, la religione si fa carico all'interno del consorzio politico-sociale di amministrare nel miglior modo quel potere che discende direttamente da Dio. L'utopia non poteva risultare gradita all'istituzione della Chiesa. Non lo era negli anni 20 e 30 del Seicento, come non lo era stata ai tempi della fallita sollevazione in Calabria, quando Campanella aveva ritenuto possibile dare l'avvio a un moto di sollevazione popolare contro il dominio spagnolo a partire dalla Calabria. Campanella spaventava perché troppo radicale. In fondo era rimasto il visionario di sempre. Dall'inizio alla fine della sua carriera avrebbe continuato a essere profeta, mago e visionario politico.
condannato a una forzata riflessione sulle ragioni del fallimento della rivolta, invece di cambiare direzione, decise di andare ancora più a fondo. L'utopia dei solari, i cittadini della sua opera utopica, La città del sole, era da sempre sotto i suoi occhi. Era il cristianesimo come attuazione della legge di natura nella storia. Weber incentrò la sua analisi del calvinismo sul concetto di razionalizzazione, facendone un caso esemplare, all'inizio dell'età moderna, della tendenza a organizzare ogni aspetto della vita umana in termini di pianificazione meticolosa, di calcolo rigoroso, di burocratizzazione. Campanella denunciò l'enfasi calvinista per l'ordine come un vero e proprio attentato all'idea di una razionalità vitale, agente nella natura e nella storia. Weber vide nel calvinismo una fase cruciale del processo di disincanto del mondo, soprattutto per il modo in cui i protestanti rigettarono la magia sacramentale come via alla salvezza. Campanella interpretò la magia religiosa, la viva magia divina, come uno dei punti di forza e una delle ragioni del successo del razionalismo naturale del cristianesimo cattolico. Il fatto è che sulla via maestra che condusse alla modernità, passando per l'illuminismo, l'opera di Campanella non sembra facilmente assimilabile ad alcuno degli opposti schieramenti, il libero pensiero e la controriforma. Alcune vie alla modernità hanno assunto nel tempo fisionomie familiari, date quasi per scontate. Altre, inerpicatesi per sentieri disagevoli e poco frequentati, sembra abbiano avuto bisogno di più tempo per rivelare il loro contributo alla comprensione delle contraddizioni dell'età moderna. L'ateismo trionfato è certamente uno di questi sentieri. Thank you.